Non sono molto convinto che sia tanto più razionale, cioè sceglie tipi diversi di razionalità e irrazionalità di quanto accadeva al tempo di Galileo, tanto per dire, però di incontri in cui l'irrazionalità era evidente e incurabile, se ne ho incontrati e come. Ho gravi difficoltà in molti casi a spiegare dei concetti scientifici perché questo fa esplodere in molte persone delle reazioni totalmente irrazionali, con persone con cui non si può discutere essenzialmente. Per cui sono costretto a cambiare discorso o lasciare, diciamo, la scena. Io penso che questo sia ancora collegato molto a come è costruita, come va avanti la scuola italiana, cioè perché è lì che bisogna intervenire e insegnare ai giovani cos'è la scienza. Insegnare soprattutto su un punto fondamentale, mai accettare frasi fatte dall'inizio, sempre controllare. Controllare che si parli bene della scienza o che si parli male della scienza, ma chiedere informazioni in maniera da andare diretti al punto.